L'aloe, allora, esistono calcolate tra le 600 e 650 tipi di aloe. L'aloe curativa essenzialmente sono tre, sono l'aloe vera o aloe barbadensis, aloe ferox e aloe arborescens. E poi c'è l'aloe chinensis che è meno usata. Tutte queste aloe hanno una cosa in comune, cioè sono molto ricche di mucopolisaccaridi, che sono delle sostanze che in natura hanno la capacità di assorbire acqua. Non è un caso che l'aloe è una pianta succulenta. Succulenta vuol dire proprio idrofila, capacità di immagazzinare nei propri tessuti tanta acqua. Allora, questi mucopolisaccaridi sono delle sostanze estremamente benefiche per il nostro intestino, ma per le nostre mucose, in quanto dovunque passano, dove ci sono mucose, aderiscono alla mucosa, sfiammano la mucosa, idratano la mucosa, leniscono la mucosa. Calcolate che intorno agli anni 50-60 il Ministero della Salute americano ha riconosciuto l'effetto estremamente benefico per le ustioni. Questo perché? Perché questi mucopolisaccaridi sull'ustione si spandono, aderiscono alla pelle fino agli strati più profondi, aiutano la cicatrizzazione e tolgono l'infiammazione dell'ustione. La stessa cosa fanno dentro di noi, perciò nel momento in cui noi le andiamo a prendere, dovunque abbiamo un problema di infiammazione, perciò dalla gola alla gastrite, alla colite, alle emorroidi, loro funzionano sia per uso interno che per uso esterno. Bisogna fare attenzione però a che l'aloe venga liberata dall'aloina. Che cos'è l'aloina? L'aloina è un principio attivo antrachinonico che è molto irritante sull'intestino ed è quella parte verde scura, compatta, che sta tra la buccia e la polpa. Allora, molto spesso esistono delle aloe o anche le aloe casalinghe che, se non viene fatto questo procedimento, diventano estremamente irritanti, perciò sono controindicate per tutte le problematiche che abbiamo detto prima, perché il mucopolisaccaride, cioè la sostanza, diciamo, che lenisce, viene in qualche modo contrastata dalla sostanza irritante che è l'aloina, perciò bisogna fare attenzione che siano libere da aloina le aloe che andiamo a prendere.